Sono semplicemente un fotografo. Tutti dicono, ah, fai solamente il fotografo, come se fare il fotografo fosse una cosa semplice. In realtà fare il fotografo vuol dire decidere cosa vedere, come vedere. E la fotografia non è altro che la memoria storica dell'umanità. Abbiamo visto anche ultimamente, anzi proprio la fotografia da quotidiano, la fotografia singola, come ultimamente riesce a scioccare ancora di più che la fotografia che si vede in televisione. Cioè le ultime storie di queste fotografie di tortura che abbiamo visto sui giornali forse ci ha scioccato ancora di più che certi filmati che abbiamo visto. Perché? Perché l'immagine singola lascia a ognuno di noi il finale della storia, mette ognuno di noi di fronte alla propria responsabilità nel decidere come le cose stavano succedendo. Bene, produco immagini che vengono usate, consumate, applicate dal mondo della comunicazione moderna, cioè il mondo editoriale, fatto da giornali, e il mondo dell'industria, quello che si chiama la comunicazione pubblicitaria. Il mondo dell'industria, che è il mondo della produzione moderna, quindi un mondo molto importante, forse dal quale dipende anche il mondo editoriale. Sono tutte cose che mi domando, cose che ho capito facendo il lavoro che faccio. Ho capito che non c'è differenza, che ne dicano i giornalisti, poi sentiremo Ezio Mauro, fra l'immagine usata, consumata al mondo dell'editoria e l'immagine usata dal mondo della produzione e del consumo, cioè l'immagine pubblicitaria. Se io fossi un archeologo e arrivassi su questa terra, ormai diventata Pompei, se andiamo avanti questo passo andrà a finire così, e cominciassi a scavare, pensiamo di trovare il Times del settembre del 2001. In copertina ci sono le torri che cascano, poi giro la pagina, c'è una pubblicità di uno champagne, poi ci sono sei pagine sui Niños de la Rua in Brasile. Poi giro la pagina, c'è una bellissima doppia pagina della Mercedes, l'ultimo modello 6000 che consuma un litro ogni 2 chilometri. Poi c'è una storia sulla droga, o non so, la riconoscete tutti, o le guerre. E poi c'è una bellissima pubblicità della Top Model in Chanel. Io marziano, archeologo marziano, mi porrei una domanda, non farei più una differenza fra ciò che è redazione e ciò che è pubblicità. Tutte queste sono immagini che appartengono a una data, a un momento storico del mondo, di questa umanità. Quindi quella che si chiama fotografia pubblicitaria serve a far vendere nel mondo, nel mercato, nel mondo dell'industria, però informa anche, a suo modo, di certe cose. È un giornale, informa, però anche il giornale deve essere venduto. Anche lui appartiene al mondo della produzione e del consumo. Io sono un fornitore di immagini che vengono consumate dal mondo della comunicazione. Sono un fornitore di comunicazione e la comunicazione è sempre stata al servizio del potere. Una volta c'erano i pittori al servizio della Chiesa, gli scultori, per far cosa? Per comunicare il potere religioso. Poi erano al servizio, o lo sono ancora, sempre di più, al servizio della politica, per comunicare il potere alla politica,
e sono, dovrebbero essere, al servizio del mondo della produzione, cioè l'industria, con quello che si chiama comunicazione pubblicitaria. Solo che il mondo dell'industria, forse trovo, il mondo della produzione moderna, forse è ancora più ignorante di questi tre, forse anche perché è più recente, di questi tre committenti. Voi sapete che ogni anno vengono spesi una cifra a folle, 450 miliardi, una roba folle che potrebbe coprire tre volte la fame del terzo mondo, in investimenti pubblicitari nel mondo. Nessuna arte, nessun'altra organizzazione, nessun'altra azienda, nessun'altra industria, nessun'altra ente ha la capacità, la potenzialità economica del mondo della pubblicità. E cosa succede? Vi leggo un piccolo compito. Comunicazione, merce, profitto e creatività. Voglio parlare di questo perché alla fine mi sento un artista, scusate, e non ho vergogna a dirlo, e ho un rapporto un po' conflittuale con la committenza per la quale devo lavorare. Chiaramente non è generale, però mediamente esiste un conflitto, perché viviamo in un mondo in cui tutto è merce, ma anche in un mondo in cui tutto è immagine, quindi comunicazione. Anzi, la merce non è se non l'immagine che se ne ha o se ne dà. A giorno d'oggi un prodotto perde sempre di più la sua connotazione immateria e sta diventando sempre di più un oggetto di immagine. Ma esiste un grande problema fra gli individui con grande passione per la libertà della creatività e le aziende, le imprese, le società anonime senza faccia, con i loro manager per i quali il rischio creativo deve suonare come la sgradevole memoria di sconfitte aspirazioni giovanili. Queste aziende, con i loro comitati e consigli di amministrazione, fatte da persone che non spendono una parola e non muovono un dito se non hanno prima consultato i tabulati dove tutto è già scritto. Audience, gradimento, percentuali. Le società che pretendono di capire i bisogni delle masse, della gente, di quell'umanità che loro chiamano i consumatori. O semplicemente il pubblico. Queste aziende creano una cultura senza passione, senza forza, senza emozione. Lucidano, smussano, appiattiscono tutto e il risultato è qualcosa che non sarà né amato né odiato da nessuno. Il loro scopo è la mediocrità. Questo si chiama marketing, che ormai è il committente della comunicazione. Tutti i media, l'architettura, i prodotti, il design, sono stati spogliati dalle idee, dalle passioni individuali e sono stati relegati a servitori delle imprese. I media sono portatori di strategie, tutte concentrate solamente a far rialzare il titolo in borsa. Ma la materia prima dell'arte, e meno aulicamente della comunicazione, è l'artista, è il comunicatore, gli scrittori, gli autori, i pittori, i musicisti, i giornalisti, gli attori, i creatori di immagini. Si dovrebbe, secondo buon senso, tutelarli, maneggiarli con la stessa cura con cui i fornai maneggiano la farina. Questo invece avviene sempre più di rado. L'artista che si aggrappa alle sue ragioni, alla sua sensibilità, alle sue aspirazioni, alle sue visioni basate sull'insicurezza su cui si basa la creatività, rischia di passare per narciso e isterico o persino da presuntuoso. I creativi sono ormai condannati a servire e lavorare per la finanza nel mondo della comunicazione.
si è riperso il cliente. Insomma, è entrato in banca in vita mia. No, ma se l'hai perso, se l'hai... Ah, se l'hai perso tu il cliente. I giornalisti hanno di fatto perso la loro indipendenza editoriale e lavorano per comitati di editori che a loro volta lavorano per comitati di pubblicitari. Le sceneggiature della televisione vengono fatte da produttori, pubblicitari, avvocati, specialisti di marketing, da ricerche di mercato e strati di manager che determinano se i programmi sono abbastanza banali e stupidi per divertire quel pubblico che loro chiamano il minimo comune denominatore della società. Gli studios di cinema fanno analizzare da focus group il finale del film per stabilire se soddisferà il pubblico mediocre. Si ascolta l'auditel, non la creatività. Tutte le auto si assomigliano. Le decisioni architettoniche vengono prese da geometri con tessere di partito, responsabili delle commissioni edilizie. Le pubblicità sono stupide, piatte, costose, ripetitive e inutili. Il teatro è morto, il cinema è moribondo. La nostra cultura è una cultura aziendale, perché le aziende sono rimaste purtroppo le uniche arbitri delle idee e della cultura. La vera cultura, invece, dovrebbe essere il contrario di mercantile. Non deve essere una veloce pista alla soddisfazione e al consumo. Cosa fanno le grandi maggioranza delle aziende di oggi? Prodotti spazzatura, posti inutili, immagini oscene. Mezzi di consegna di messaggi prodotti che ci stanno inquinando la vita. Direte, ma che pessimista. Non è vero. Tutto quello che ho detto fino adesso vale 99%, passerà? 99%. 98? 99,8. Meno, va bene. Ma fortunatamente, perché sono ottimista, tutto quello che vi ho detto finora è vero solamente per il percento della realtà delle imprese moderne. Perché per fortuna, e questo è quello che ho notato, c'è sempre quell'imprenditore, quel manager, quel dirigente, forse un po' pazzo, innamorato e forse eccentrico, grazie al quale la cultura continuerà. Bisogna semplicemente cercarlo ed aiutarlo ad esprimere la sua e la nostra passione. Dobbiamo imparare a sognare sapendo di sognare, sperando che il mondo sarà salvato dalla bellezza.